Riprendiamo i nostri lavori e arriviamo ovviamente alle conclusioni. Devo dire che anche oggi personalmente, ma penso sia opinione condivisa anche con gli amici di Planimetrie Culturali, siamo rimasti molto colpiti dalla straordinaria passione di quegli interlocutori, attori privilegiati che abbiamo permesso di entrare sulla scena, cercando di accelerare un po' tutto il percorso che abbiamo fatto in queste 10 settimane. E ovviamente ognuno di voi è stato portatore inevitabilmente di interessi particolari, in un'accezione però positiva del termine, perché la concretezza del territorio, secondo il nostro punto di vista, passa attraverso la necessaria composizione di interessi particolari, per quanto ognuno di voi faccia parte di un osservatorio locale per il paesaggio. Noi abbiamo cercato, a conclusione di questo percorso, di fare uno sforzo di sintesi, perché la sintesi si impone, indipendentemente dal fatto che voi verrete chiamati unitamente alle istituzioni del territorio a prendere le decisioni, e il progetto è fatto di decisioni, che letteralmente parlando sono momenti che tagliano con una decisione in corso e stabiliscono una selezione di elementi, che è sostanzialmente quello che abbiamo cercato di fare, anticipando senza volerlo alcune delle sollecitazioni ulteriori sul piano strettamente metodologico che sono emerse oggi. Ricordo che all'interno di questo, all'interno di questo territorio, Unione Nero Galliera, già grazie agli amici di Planimetrie Culturali, avevamo introdotto due strumenti molto importanti, che sono quelli della mappa interattiva basata su Google, che concretamente ci ha permesso settimana dopo settimana di raccogliere le sollecitazioni valoriali ed emotive di ognuno di voi, e quindi letteralmente di appuntarci con gli strumenti digitali elementi utili per la discussione, e naturalmente il questionario, che vi ha permesso di puntualizzare una prospettiva, il percorso tematico che oggi in maniera molto efficace avete rappresentato. Ma da dove siamo partiti? Andiamo all'immagine successiva. Andrea Morisi ce l'ha ricordato, non possiamo dimenticare che l'indicazione che ci venne data all'inizio dalle istituzioni che li rappresentano fondamentalmente verteva su due canali di accessibilità territoriale che erano due aste fluviali, del Reno e del Navile. Quello fu lo spunto. È importante che questo aspetto non si dimentichi. Quindi fin dall'inizio i soggetti che vi rappresentano, non solo come osservatore locale del paesaggio, ma come amministratori, avevano in qualche modo identificato queste linee di attraversamento, ovviamente completate da una rete di accessibilità, non necessariamente ciclopedonale, che innerva il territorio. E questo fin dall'inizio venne sintetizzato in una tavola di vincoli che già raccoglieva al proprio interno alcune prime sollecitazioni, che possiamo chiamare sollecitazioni di carattere istituzionale. Se andiamo all'immagine successiva troviamo anche un altro elemento importante, e da questo punto di vista devo ringraziare Anna Lazzari, che ci mise a disposizione tutto il materiale di un importante percorso partecipato che è successo nel 2019 in funzione della pianificazione. Non voglio entrare nel merito di ogni singolo aspetto, però visto che questo è materiale che vi lasciamo in qualche modo in eredità, vi invitiamo con sguardo anche distaccato, quindi meno implicato direttamente sull'attività laboratoriale, a leggere tutte le osservazioni che non solo voi, ma i cittadini coinvolti nel percorso partecipato avevano già dato al soggetto istituzionale, perché troverete straordinari elementi di sovrapposizione. Quindi alcune sollecitazioni che sono arrivate da voi sono elementi di novità, altri, come per esempio la necessità di avere un sistema di attraversamento in mobilità dolce sempre più integrato e sistemico, erano già fortemente presenti. Questo lo dico perché voi rappresentate un campione significativo del territorio, ma comunque rientrate già all'interno di un osservatorio, quindi siete già oggetto di una selezione attoriale. Passiamo all'immagine successiva. Questa
è un contributo degli attivatori territoriali, non ne abbiamo mai parlato, ma con gli amici di Telemetrie Culturali fin dall'inizio ci eravamo cimentati in un esercizio che si basava sostanzialmente sul lavoro fatto nell'ambito del progetto delle confluenze, dove ancor prima dell'interlocuzione con il laboratorio riconoscevamo una serie di opportunità che avevamo già classificato, e questa classificazione ritorna anche nel vostro ragionamento, in puntuali lineari e areali, cioè le opportunità puntuali sono fondamentalmente degli oggetti più o meno disseminati sul paesaggio, quelle lineari sono dei percorsi tematici che voi per primi avete rafforzato l'importanza dei percorsi, quelle areali ovviamente sono degli ambiti paesaggistici o comunque di interesse culturale sui quali fa convergere. Vi invitiamo in un momento successivo anche a confrontarvi con questa lettura che restituisce dei dati estratti da mappe, quindi non ha ancora il rapporto con voi. Andiamo all'immagine successiva ed entriamo nel merito del lavoro che abbiamo fatto, un lavoro di catalogazione. Mentre voi lavoravate, senza dirvi nulla, noi costituivamo un repertorio attraverso una schedatura dei temi puntuali, lineari, areali che stavano emergendo, con l'obiettivo di uniformarli, perché secondo noi questo è un tema importante. Voi siete portatori di interessi particolari, non lo dimentichiamo mai, ma noi dobbiamo tendere a un interesse generale e comune, e questo inevitabilmente passa per un lavoro di uniformazione. È un termine che a qualcuno può non piacere, però l'uniformazione è un sinonimo di logica sistemica. Quindi, fin dall'inizio noi abbiamo immaginato un sistema aperto, fatto di schede, ognuna delle quali è un tentativo di georeferenziazione, diceva Claudio, che eventualmente potrebbe essere migrata in ambiente digitale, che vi permetterà nel tempo di aggiungere schede, di aggiungere temi. Quindi se scorriamo rapidamente questi materiali, ritroverete molti, non voglio dire tutti, ma molte delle questioni che avete posto identificate esattamente secondo la stessa modalità, in maniera tale che le si possa confrontare su un piano che è ancora fondamentalmente morfologico. Nulla toglie, anzi è auspicabile che poi a questo piano vengano aggiunti delle criteri di analisi, di selezione, che tengano conto appunto di un ordine, di una gerarchia. Andiamo avanti, perché voglio dire, questi sono temi che già conosciamo e dei quali ci avete parlato abbondantemente. Io non mi voglio soffermare, voglio soltanto darvi un'indicazione di metodo. E arriviamo all'ultima questione. Questo invece è uno sforzo di sintesi che abbiamo fatto, sul quale vorrei spendere 5 minuti. Innanzitutto il titolo, un titolo che è emerso in occasione dell'ultimo laboratorio. Claudio Partinieri in modo particolare ha parlato di palinsesto, ci è piaciuto subito. Perché? Perché il concetto di palinsesto non ha a che fare con un quadro unitario, ma un quadro all'interno del quale, attraverso riscritture particolari, ognuno di voi crea lo spazio per il proprio interesse. Quindi il palinsesto territoriale, secondo noi, è una maniera efficace per cominciare a comporre la diversità dei punti di vista in una logica unitaria, senza che questa particolarità dei punti di vista non si appiattisca immediatamente. Per chi questo palinsesto territoriale? Beh, per la città metropolitana, e oggi l'avete confermato, c'è una fortissima vocazione metropolitana in questo territorio, c'è la volontà di portare un ragionamento, ancora una volta sul piano particolare, a una scala che è quella di area vasta. Quindi in tutti i ragionamenti che sono emersi, confermati ancora oggi appunto da questa messa in scena accelerata, la volontà di essere attrattivi per una dimensione ben più ampia di quella dell'Unione Reno-Galliera è determinante. In questa mappa il lavoro di sintesi che abbiamo fatto è proprio quello di arrivare a identificare innanzitutto la priorità dell'infrastruttura, ce l'avete ricordato molto bene,
Iorio è stato abile in apertura a dire: se non c'è infrastruttura non c'è economia, se si vuole portare economia e valore sul territorio bisogna costruire un'infrastruttura. L'infrastruttura non è fatta soltanto di percorsi in mobilità dolce, comunque in una logica intermodale, ma anche di servizi alla persona che si integrino e supportino quelle infrastrutture, che da quell'infrastruttura siano fertilizzati. L'infrastruttura è fondamentale. E noi qui abbiamo cercato di proiettare la dimensione multimodale dell'infrastruttura dell'Unione Transgalliera, che è fatta di percorsi in mobilità dolce, molti dei quali sono, diciamo, legittimati nella città metropolitana, altri rientrano nella logica del ciclabile subito, poi ci ritorneremo, espressione che ci ha colpito molto, altri sono degli sterrati che implicano la possibilità di attraversamenti non legittimati, ma è comunque interessante. Ma questa logica di mobilità dolce deve essere poi integrata dalla cosiddetta cura del ferro e tutto un sistema ferroviario importante con dei cadenzamenti che ovviamente garantiscono un'ottima accessibilità, ma noi riteniamo che anche l'accessibilità del mezzo pubblico privato su gomma sia un elemento interessante anche dal punto di vista paesaggistico. Quindi ci siamo permessi di rilevare la staticità dell'uscita Bologna Interporto, ma in modo particolare non solo di sottolineare le diciamo radiali di attraversamento storiche, ma anche alcune minori di grande valore, come per esempio la via San Marina, che molto rapidamente dalla città di Bologna, quindi da un ambito vasto, permette di raggiungere il territorio. Al di là di questo tema che vogliamo ribadire, vi vogliamo consegnare, cioè l'importanza della messa a punto di una rete infrastrutturale intermodale e accessibile da più punti di vista, c'è un altro aspetto che abbiamo notato e che oggi ci avete confermato. Ognuno di voi è portatore di un percorso tematico, e su questo percorso è disposto a mettersi in gioco. Vi ricordate che all'inizio insistevamo molto, uno dei parametri sui quali devono essere valutate le proposte è proprio quello di una disponibilità dei soggetti a farsi parte responsabile del progetto. Questo significa andare oltre la mera partecipazione. Coloro che hanno presidiato questo laboratorio sono coloro che oggi hanno avuto voce in capitolo, altri non l'hanno presidiato e quindi automaticamente si sono esclusi dal gioco e quindi dalla possibilità di costruire le regole del gioco stesso. Per noi questo è un elemento importante. È stato un percorso faticoso per tutti, che è durato 10 settimane, ma ha comportato anche un lavoro intersettimanale e voi l'avete fatto con grande perizia. C'è un ultimo aspetto sul quale mi voglio soffermare, poi apriamo la discussione, il dibattito, a voi e ai soggetti istituzionali. I criteri di scelta oggi sono stati evocati. Noi diamo un suggerimento: tutti i percorsi tematici che oggi sono stati rappresentati hanno uguale dignità. Ci sono però sostanzialmente due modalità di percezione e attraversamento di un territorio. Uno è quello che a me piace chiamare alla deriva. Nessuno si prepara, spesso lo pratico, lo insegno anche agli studenti, e ci si abbandona come una sorta di psicogeografia in un territorio senza alcuna forma di condizionamento. Rispetto a questa logica, che è assolutamente ammissibile, non c'è impianto sistemico che tenga. Però ci sono anche coloro che apprezzano partire nella conoscenza di un territorio da un punto di sintesi. Bene, per tutti coloro che hanno questa necessità, noi riteniamo che percorsi tematici privi dell'info point, porta o hub che dir si voglia, rischi di perdere e di far perdere l'immagine complessiva del territorio. Per cui noi riteniamo che un hub inteso come punto di orientamento del territorio, quelli che una volta erano gli urban center e che oggi lo sono sempre meno, sia fondamentale. E quindi l'idea di candidare la Locanda Smeraldi a punto di orientamento del territorio, secondo noi ha un vantaggio. Vi ricordate quando abbiamo parlato durante il percorso di formazione di
usi temporanei di processi rigenerativi, l'uso temporaneo è l'equivalente della ciclabile subito. In attesa che si creino le condizioni per il progetto, per l'appalto, per l'assegnazione dei lavori, i tempi lunghi delle liturgie amministrative necessarie ma non sempre compatibili con la nostra vita, si può fare subito un intervento nel momento in cui un immobile sia disponibile. Bene, secondo noi la disponibilità immediata di un immobile per essere punto di orientamento della varietà e molteplicità dei percorsi sul territorio è uno straordinario valore aggiunto e in termini di rigenerazione non andrebbe perduto. Ci possono essere altri parametri. Questo non implica necessariamente il valore storico, siamo oltre il valore storico monumentale. La rigenerazione non ha bisogno del valore storico monumentale, ha bisogno di spazi all'interno dei quali una comunità si possa riconoscere perché li può usare, l'uso di fatto. Ecco, l'idea che ci possa essere questa disponibilità in tempi molto rapidi secondo noi è interessante. Questo ovviamente non esclude che nel frattempo con il decisore pubblico possiate immaginare di attivare uno o più di questi percorsi o di incrociarli, ma a medio e lungo termine noi riteniamo che sia assolutamente fondamentale poter coniugare questo hub, porta o info point con i percorsi. Qual è il valore, e poi veramente mi taccio, di questo punto, che dovrebbe avere questo punto, di essere la vostra casa? Noi negli ultimi incontri l'abbiamo chiamata la casa dell'osservatorio locale. E questa è una straordinaria istituzione, ma non potete dire che questa sia la casa dell'osservatorio locale, questa è un'istituzione che eccede la vostra dimensione. Ci sembra che invece voi abbiate rivendicato in diversi passaggi il desiderio di potervi appropriare di uno spazio all'interno del quale essere chiaramente riconosciuti nella logica integrata. Quindi che questo spazio sia accessibile in maniera intermodale, dolce, attraverso la cura del ferro o con un trasporto su gomma meccanizzata è relativamente importante. L'importante è che tutte queste modalità concorrano, che ci sia un punto dove ognuno di voi possa mettere in mostra la propria passione, il proprio entusiasmo altrettanto significativo, e che quello possa essere un punto di orientamento per passare alla fase della gestione, dell'organizzazione di eventi e della disseminazione, come qualcuno diceva, a favore del territorio, è sicuramente il terzo. Il nostro invito è quello di ragionare su questo ordine, quindi un'infrastruttura di supporto, dei percorsi di orientamento, ma un punto di raccordo che sia veramente un luogo dal quale si irradino i percorsi e al quale i percorsi ritornino. Noi vi lasciamo ovviamente in eredità questa riflessione, che non vuole essere altro se non un ragionamento strategico. Oggi apriamo una discussione che vuole essere, nell'ambito di questa messa in scena, nel senso nobile del termine, un anticipo di altri momenti che ci auspichiamo la pubblica amministrazione a breve organizzi per avviare una fase decisionale. E a questo punto la parola a voi, sia come associazione che come istituzione. Poi noi sappiamo, ecco, lo vediamo l'assessore Borsari, il sindaco Borsari, la sindaca Gottardi, che è in collegamento, perlomeno lo era fino poco tempo fa, e quindi ci muoviamo tra virtuale e in presenza e apriamo i ragionamenti. Prego, chi è che vuole reagire per primo? Lasciamo al sindaco, che vediamo in diretta. Ci sente? Ci sente. Sì. Io vi chiedo scusa per ritardo, mi sentite? Perfetto. Allora, ho appena finito la giunta, quindi sono un po' in confusione. Comunque no, ti tenevo moltissimo ascoltarti, che in realtà ho piacere anche di ascoltare voi su come stanno andando voi, su come stanno andando voi, e sono contento di sapere che bene di aver preso il testimone della vita, che era collegato prima. Vediamo questo segnale, spero almeno non sia sempre un po' difficoso.
è sempre purtroppo preso da un miliardo di impegni, però ci tenevamo sempre questo segnale di grande convinzione da parte dell'Unione di portare avanti questo progetto. Sto parlando chiaramente dello Osservatorio del Paesaggio, che grazie a questo laboratorio che avete condotto e avete portato avanti ha ricevuto sicuramente della linfa vitale, ragionamenti, delle possibilità di traduzione, di generazione. Quindi capisco che sto parlando in maniera molto teorica, molto vaga, ma credeteci che politicamente siamo estremamente convinti che il percorso intrapreso con la nascita dell'Osservatorio del Paesaggio e con la realizzazione di iniziative come queste è per noi estremamente importante. Cioè c'è proprio la sensazione di aver bisogno di voi, bisogno di iniziative come queste per tradurre sul nostro territorio una serie di valori e anche progetti, valori e progetti sono due parole che vorrei lasciarvi. Lo faccio non senza ribadirvi scusa per questo collegamento a distanza, arrivato in zona Cesarini, però assisto volentieri a tutti i vostri lavori e rimango finché non mi mandate via voi. Grazie. Grazie al sindaco Borsari. Forse la sera realtà è collegata adesso. Quindi continuiamo la discussione noi. Chi è che vuole aggiungere qualche riflessione, qualche nota conclusiva? Prego, Cesare. Di questo incontro, di quelle presentazioni state fatte, la disponibilità, come dicevi tu, della Smeraldi, dell'istituzione di Smeraldi per mettere a disposizione un locale, una struttura per poter iniziare a dar vita a questo paesaggio locale, osservatorio locale del paesaggio. Quello che credo che sia un punto di partenza, perché come abbiamo visto molti sono i punti che devono essere focalizzati nel nostro territorio, dalla natura, dall'archeologia, all'agricoltura, alla storia del nostro territorio, che vanno valorizzati ed è uno degli obiettivi nostri, che di valorizzare il nostro territorio e dare maggiore visibilità e maggiore pubblicità alle realtà che noi abbiamo qua da noi. E come ho detto prima, come ho mostrato nelle slide che abbiamo elencato prima, ci sono tutte delle zone di natura, naturali, naturalistiche, che vanno valorizzate. È un impegno nostro di dare valore al nostro territorio e di aumentare quella pubblicità che si svolge con Extra Bo, Bologna Welcome, che sicuramente può contribuire a dare loro la possibilità di dare una maggiore visibilità al nostro territorio, che personalmente non l'ho vista così impellente o così ampia come è stata pubblicizzata adesso. Io credo che valga la pena di andare avanti con l'obiettivo di mettere insieme tutte quelle storie, quella natura e quella cultura che noi abbiamo nel nostro territorio per, come ho detto prima, valorizzare uno dei temi del nostro, uno degli obiettivi del nostro osservatorio, che dobbiamo valorizzare il nostro territorio. E ben venga questa nuova struttura, però senza perdere di vista che ci sono le altre strutture che possono essere dei centri visita nelle diverse località che ho elencato, alcune sono già presenti, come qui al Museo Città Contadina, oggi di Bentivoglio, che sono del Partigiano, altre hanno bisogno di rigenerazione, come può essere la casa di guardia, come possono essere a Bosco Vivo, anche la casa che c'è all'ingresso di Bosco Vivo, per dare alle diverse, faccio una sintesi di quello che abbiamo detto per il sindaco Borsari, per dare un modo di
diversi centri visita di avere, affrontare i vari temi che riguardano soprattutto la confluenza dei fiumi, dalla parte del Reno, dei canali, del canale Navile e della storia della nostra zona, che vanno dall'agricoltura all'importanza degli alberi, all'importanza anche di quello che è la lungimiranza dei nostri alberi. Abbiamo dimenticato di portare un esempio che aveva fatto Mangrang della necessità di ristrutturare la colonia lateramica di Piede, così lo conoscerà molto bene, e l'abbiamo vista quando abbiamo fatto la camminata assieme con la regione 2 o 3 anni fa, all'inizio di questo percorso, che è un esempio di sfruttamento del sole per poter portare l'acqua calda, che risale agli anni 30, quindi andiamo molto indietro. E questo potrebbero essere tutti i temi che potrebbero essere affrontati nei diversi centri fisica o nelle nostre hub, come che vogliamo chiamare, poi possiamo fissare del punto di riferimento. L'importante è cercare di portarli avanti queste nostre opinioni, queste nostre idee, di portarle a conoscenza soprattutto con questi info point da distribuire un po' da diverse parti, cominciamo da qua. Museo della Civiltà Contadina da Villa Sberaldi, l'istituzione Villa Sberaldi, per portarlo poi anche nell'altra località. E credo che questo sia il modo per tornare a questa bella iniziativa dell'Osservatorio del Paesaggio, che ha preso piede da poco, però visto che stiamo mettendo insieme già molte obiettivi e molte proposte da portare avanti. Grazie. Io mi trovo molto nella sintesi del lavoro che ha fatto l'architetto Mandot. Mi sembra una sintesi efficace perché tiene conto dei contributi, ci strada anche in una direzione precisa. Mentre riconosco che gli hub siano punti importanti da riconoscere nel territorio, da mettere in cantiere, è altrettanto vero che avere un punto subito disponibile per poter consentire allo stesso osservatorio di poter lavorare, di poter mantenere in piedi l'attività con continuità, è un primo passo che è indispensabile per poter raggiungere anche gli altri obiettivi. E anch'io riconosco, come diceva prima Morisi, che l'Hub al Trebbo sia fondamentale per poter accedere al territorio della Reno Galliera e anche il collegamento con tutta la viabilità, con la viabilità dolce della Via del Sole e quant'altro. Però al momento è importante poter partire e andare avanti. Mi sembra altresì molto importante quello strato informativo che è stato creato, che è strato informativo che per quanto riguarda lo stato tematico che mi riguarda, cioè il ricordo e la georeferenziazione dei cicli dei partigiani, dei luoghi della memoria presenti sul territorio, potremmo come organizzazione già fin da subito cercare di integrare lo strato informativo con quello degli altri comuni, creare una rete che permette di avere tutti questi momenti disseminati sul territorio, ben riconoscibili e raggiungibili attraverso un sistema informatico georeferenziato. Se poi diventasse un'app portarsi dietro quando si gira anche in bicicletta o a piedi sarebbe ancora meglio, ma intanto è uno strumento che ci viene dato a disposizione che penso che andrebbe integrato, bisognerebbe lavorarci ancora sopra. Quindi personalmente sono stato molto contento di questa attività, credo che la Reno Galliera sia un'istituzione che permette di lavorare sul territorio nella sua accezione più vasta, perché i fenomeni territoriali non hanno la dimensione del comune, hanno la dimensione più vasta, e quindi un'unione che lavori bene, che dia ai suoi cittadini la possibilità di lavorare a spazio vasto sul territorio, è un'unione che deve continuare su questa strada e assumere iniziative di questo livello, territoriale e non locale, cioè non fermarsi più, tornare indietro i campanili, cosa che per quanto interessante da ciascun comune, però
vostra raccolta in questi tempi. Quindi apprezzo molto il lavoro che è stato fatto e ringrazio tutti. Ecco, io come FIAB, Associazione della Realtà, volevo solamente dire che noi ci poniamo a completa disposizione praticamente di tutte queste attività che sono state rilevate oggi. E noi credo che dobbiamo fare solamente da fil rouge, cioè collegare tutto ciò che possa uscire, diciamo, da una programmazione e da una generazione. Ecco, vorrei dire solamente questo. Grazie. E, allora, vi parlo come Unione Leucadia. Io ho sempre avuto un ruolo all'interno dell'osservatorio operativo. L'ufficio che rappresento è sempre stato di supporto a questo osservatorio e operativamente abbiamo aiutato la costituzione, la nascita di questo osservatorio e anche, diciamo, in altre occasioni la realizzazione di certi eventi o attività. Ed è in quest'ottica che io vedrei bene l'idea di iniziare subito con qualcosa, quindi mi allaccio all'intervento di Nicola Marzot quando diceva partiamo con qualcosa, dal concetto di riciclabile subito al concetto di attivo subito, di utilizzabile subito. Quindi il mio suggerimento, nell'ottica appunto di essere subito operativi, ma anche per un ritorno di soddisfazione nelle cose che si fanno, il mio suggerimento è quello di individuare un qualcosa che ci permetta di spenderci subito in qualche attività. Da parte dell'Unione ovviamente c'è tutto il supporto necessario, quello che cioè, si renderà necessario nel fare le cose ed è per questo che magari potremmo appunto già pensare questo incontro sì come quello conclusivo dei laboratori territoriali, ma come l'inizio anche di una serie di incontri che faremo tra di noi, operativi, dove cercheremo appunto di trovare quelle attività che ci permettono di dare vita a questo progetto, diciamo, al senso di questo progetto. E potremmo, adesso colgo la sollecitazione di Nicola, quello di potremmo darci un appuntamento eventualmente con loro e da qui a là vedere di trovarci qualche volta per scendere nel concreto, diciamo, declinare certe cose in azioni, e questa è un'idea. Così come potremmo però chiedere nel frattempo, se possiamo, un ulteriore contributo allo staff di planimetrie culturali e studio performa per magari restituirci tutte le idee che sono venute oggi, soprattutto quelle di percorsi, in modo tale che sia un lavoro che ci rimane. Le schede che ci avete preillustrato sono schede più che altro di luoghi puntuali o areali, ma non molto estese, mentre oggi abbiamo visto soprattutto dei progetti di percorsi. Se vogliamo iniziare, se decidiamo di iniziare da qualcosa
puntuale che ci permette appunto di entrare subito nel vivo, di essere subito operativi, di avere subito un ritorno. Questo però non vuol dire che abbandoniamo o che ci dimentichiamo invece di quelle idee, soprattutto di percorsi, di sistemi che pian piano magari andremo a realizzare. E in questo mi sto già un po' spendendo nel dire su che cosa io mi concentrerei, cioè tutte belle le idee che sono venute oggi, molto interessanti, e soprattutto se ne capisce il lavoro che c'è stato dietro, però dal mio punto di vista rischiano di essere troppo lunghe da realizzare. Io non entro nel merito delle scelte, cerco di stare, come dire, un passo indietro, però se oggi riusciamo a trovare un qualcosa da cui partire, il mio suggerimento è che questo sia un luogo ben definito, anche una reale, però un luogo, tenendo sempre a mente la fattibilità delle cose, che, come si diceva Andrea Molisi, se scegliamo un luogo di proprietà pubblica e già disponibile è ancora meglio, perché se dobbiamo pensare di ristrutturare un edificio dietro, rischiamo di, come dire, posticipare tutto di qualche anno. E quindi niente, questo voleva essere un mio suggerimento, un invito anche a, come dire, a pensare già a come lasciarci, quindi facendo qualche incontro, dandoci un appuntamento non troppo avanti, potrebbe essere febbraio, marzo, insomma, e vedere di così entrare nel vivo, cominciare con chi è disponibile a declinare in azioni le scelte che oggi faremo. Le prime esperienze che abbiamo condotto con i laboratori territoriali. È un lavoro lungo, adesso non mi sto a ripetere, l'abbiamo avviato, che ancora esisteva l'Istituto per i beni artistici e culturali della Regione, e l'abbiamo iniziato facendo una specie di catasto dei beni culturali e ambientali che in un territorio molto limitato si sono analizzati e studiati. Oggi ho sentito una serie di progetti che, con una ricchezza tale di contenuti, e quindi di capacità anche lavorativa, che mi hanno anche piacevolmente stupito, perché al di là di riconoscere un territorio dove ci sono delle presenze ambientali e culturali, qui c'è anche la capacità di metterle in relazione. Ovviamente ognuno l'ha fatto con i propri mezzi, con le proprie conoscenze, anche con il proprio punto di vista particolare. Quello che mi ha convinto di più in questo processo, e che ho sentito direttamente dalle parole della rappresentante della città metropolitana, che adesso mi sfugge il nome perché anche io quest'ora ho un momento di defiance, è la coprogettazione, un termine che mi è piaciuto molto perché, al di là dei luoghi che non sono di mia competenza da individuare, perché l'app in sé come sistema, diciamo, come grande nebulosa di attività, perché l'app vuol dire coinvolgere, confluire, vuol dire tante cose, non è tanto sul luogo, è la modalità con cui si individuano possibilità concrete e attività che possono convergere in quel luogo. Quindi la coprogettazione è proprio questo, il senso di pensare insieme che un luogo
definito, che sarà frutto di un percorso di confronto, come oggi ad esempio, possa però essere sviluppata attraverso un progetto comune, un progetto di comunità. E qui mi ricollego a una serie di cose legate al recupero, all'uso temporaneo, al restauro, cioè tutte queste cose sono possibili se prima però c'è un lavoro che viene fatto a monte dalla comunità, perché è dopo la comunità che lo gestisce questo luogo. Cioè il problema che abbiamo spesso è di recuperare degli spazi, dei luoghi che poi sono frutto di, diciamo, di finanziamenti, di interventi, di fatiche, e poi dopo rimangono una lettera morta perché le attività non vengono svolte, perché non c'è nessuno che se ne occupa. Ecco, qui partite molto avvantaggiati, perché c'è una comunità di associazioni che hanno delle idee e che possono tenere in piedi insieme dei progetti. L'AVA è un pretesto, e ben venga se il pretesto diventa più facile quando c'è già individuato un bene che prima di tutto è pubblico, diciamo così, aggredibile, anche se non è il termine giusto, ma è così. Però la risorsa più grande sono le idee che devono far vivere quel luogo, e qui ne sono tante, tante, perché al fondo l'AV è soltanto un collettore, e dopo si sono visti tanti progetti a rete, tanti progetti che possono essere sviluppati, che possono andare dentro questo AV. Quindi che venga l'opportunità di averlo vicino a Villa Sperati, abbiamo visto anche tanti altri luoghi, ma la realizzabilità concreta e immediata deve farvi porre la scelta migliore, cioè a questo punto la facilità di realizzare un progetto, perché come diceva l'architetto Lafferi, se non sbaglio, e è la possibilità di creare subito qualcosa, perché è un'emergenza, si è già visto nella quantità di progetti che avete presentato. Evidentemente è un'emergenza che ha il territorio, di sentirsi rappresentati, di fare in modo che vi siano delle opportunità. Quindi il lavoro di sintesi che ha portato Nicola, l'architetto Marzotto e tutto il gruppo di compagnie culturali ha tenuto conto di tutto quello che oggi abbiamo visto, sentito, ascoltato, e ha capito, anche ha saputo interpretare il territorio. Ovviamente oggi non c'è, il laboratorio si chiude, ma non si ferma così. Abbiamo già parlato con la dottoressa Venturi, la regione, l'area metropolitana, la città metropolitana ci sono, per creare con l'unione, con i comuni coinvolti, un percorso anche possibile dopo, che attinga anche a dei finanziamenti, a delle possibilità di sostentamento di un progetto. Non vi sto a dire quante possibilità ci sono a 2022 in poi. La regione, penso soltanto all'idea dei cicli che ha di cui ha parlato il rappresentante dell'AMPI, non so se è no? Penso alla legge sulla memoria, la legge 3 che nel 2017, una legge importantissima che potrebbe finanziare i progettisti o l'amministrazione o l'unione a sviluppare questo progetto che sta dentro l'AMPI. Cioè l'AVE è il collettore, ma ci sono tanti micro progetti che si possono poi sviluppare autonomamente, trovare delle risorse in regione, e non penso solo in regione, ma primariamente io da lì vengo e penso appunto alla possibilità che ci sono attualmente di finanziare dei progetti di questo tipo. Quindi io vi ringrazio, ragioniamo ancora insieme, finito il laboratorio, ma adesso comincia l'attività delle associazioni per mettere in piedi, per dare gambe a questi progetti. Grazie. Buffa. Bene. Se Capo vuole aggiungere qualcosa in conclusione, o è già stato abbastanza sollecitato nel presente. No, posso solo aggiungere che queste sintesi confermo quello che ho detto prima, perché ho percepito, anche se non ho purtroppo partecipato ai lavori, che il vostro lavoro ha prodotto.
tutta una serie di soddisfazioni che non sono di essere morti. No? Non posso che ringraziarmi anche io di nuovo e dire come ho detto prima, ora ha acquisito ancora più, se possibile, ancora più valore. Quindi vi ringrazio e penso che sia effettivamente quello che ho ascoltato. Mi fa dire, mi posso solo dire una cosa sola, scusate, e sono assolutamente d'accordo che è stato detto in vari interventi, in modi diversi, che ci sia molto bisogno di, la dico in modi diversi anche io, di non disperdere questa energia positiva che c'è in questo lavoro, che è l'entusiasmo con cui si è visto nascere, abbiamo visto nascere il settore del paesaggio, ha bisogno di non essere disperso, quindi bisogna trovare da un lato, detto, progetti che possono fare calare a terra questioni che possono diventare idee, che devono trovare un minimo di concretezza. Dall'altro lo spazio, è stato detto questo, uno spazio fisico che penso di aver ben capito, che è stato già trovato all'interno del Museo della Civiltà Contadina. Quindi queste cose qua penso che siano estremamente vere, è responsabilità del mio imprenditore, ma in particolare fa tutto il possibile perché ci sia appunto questa, che si creino le condizioni affinché questa passione, questa voglia di fare non sia lasciata senza zone di atterraggio, chiamiamola così, deve atterrare da qualche parte tutto questo entusiasmo. Grazie. A questo punto siamo noi che ringraziamo da una parte il Servizio Patrimonio, creduto, ha finanziato questo progetto, voi che ovviamente avete portato entusiasmo e competenza assolutamente non scontati, presidiando le attività del laboratorio, e ci auguriamo almeno di avervi consegnato un metodo di lavoro che vi possa aiutare a prendere delle decisioni efficaci e condivise. Quindi un saluto e a presto a tutti. Grazie. Io prendo il coltello per il salame. Bene. Adesso via.